l'arbitro arriva sotto. È passato sotto. Attacco ancora per la Wangela. Luchino ha qualcosa da dire. 34-33. Ci poteva stare questo attacco della cinese. Tre stoccate di fila per le cinesi. Adesso è la Luchino però a scegliere il tempo giusto sull'avanzata della... È la Luchino ad anticiparla. 34 pari, e tocca peccato. Soltanto la Wang, e quindi c'è il 35 per la finale. Qui l'aria deve fare assolutamente la differenza. È importante dare a Gioia più botte possibile di vantaggio per gestirle con più tranquillità. Giusto. Adesso c'è subito la stoccata della Bianco. In ogni assalto la prima stoccata della Bianco è arrivata dopo una manciata di centesimi, neanche di secondi. 35 pari. E ancora l'Ilaria a prendere l'iniziativa. 30. Deve continuare così ovviamente Ilaria Bianco. Questa volta invece l'attacco della cinese. Della Bao. Cara di sciabola maschile di ieri, anche questa minaccia di andare all'ultima stoccata, grandissima Ilaria Bianco. Quarta della Bianco a difendere il bersaglio interno e Ilaria Bianco. Ci sono quelle botte che diciamo che fanno male perché le senti. 37-36, nuovo attacco, 38-36 Italia. E Ilaria Bianco è scattata. Secondo me c'era fondamentale prendere più botte possibile. Adesso c'è ancora una spaccata della Bao. Però ha toccato, quindi ha ragione lei. 38-37, grande attacco di Ilaria Bianco. Straordinaria stoccata della Bianco. Alla sua avversaria ed è 39-37. Ancora Ilaria Bianco, 40-37. No, questa è quella che si chiama in gergo difesa di misura, piccolo passo indietro, l'avversario va a bagare individuale, sì, dove Ilaria poteva essere sicuramente una grande professionista. L'ha buttata un po' via la gara individuale, ma comunque si è ripresa veramente in modo splendido. Parte subito bene, la Marzocca, bravo, c'è bene, il primo attacco in Italia. Attacco della Marzocca subito. 41-37. In apertura subito grande decisione della Marzocca. Ricordo che si arriva al 45, non dico altro. Ancora, è giusto, è giusto. 42-37, Tang Kue si gira verso la sua panchina, molto perplessa, tanti fino a questo momento. 5-4 con la Bianco, 6-2 addirittura con la Lucchino. La Marzocca invece ha pareggiato il primo e ha perso il secondo 4-8 con la Bao. Stato un qui attacco. Arriva evidentemente a impegnarsi sia nello sport che nello studio. Sempre da doppi complimenti. Qui difende bene... L'attacco della Tampo e scivola all'indietro, riesce a mantenere l'equilibrio, bravissimo. Va ad attaccare, però la stoccata viene data a Tang Kue. Il braccio piegato, precedenza alle gambe, è arrivata in tempo la stoccata della cinese. Ora adesso. 32-40, 39-42, attacco della Marzocca. Due stoccate. 44-39, arriva il match point per Gioia Marzocca, la curva della finale di sciavola di ieri, è lui il capocoro con Valentina Vensaglia al fianco. Adesso si ributta in avanti, manca per un niente il bersaglio. Bravissima. La violenza del mondo. Sì, saluto mano, mi raccomando. L'Italia è campione del mondo della sciavola, torna sul gradino più alto del podio dopo il successo del 1999, una grande vittoria davvero. Bravissima. Per le ragazze italiane, con la Lucchino, la Marzocca, la Bianco, la Riserva Pagano, e vorrei sottolineare anche la Ferraro che non ha potuto...